Beh, è una di quelle serate in cui le pagelle hanno uno standard molto alto, molto elevato. E di questa cosa mi fa piacere, almeno nei titolari, nei giocatori che sono partiti dall'inizio. Questo Parma 0, Juventus 4 rimarrà una delle partite iconiche di questa stagione. E forse anche una delle partite migliori, dato che da quella partita lì, da quegli ultimi 20 minuti col Toro. Passando poi per il Barcellona, per il Genoa, per l'ultima partita con l'Atalanta, anche volendo, e per questa partita col Parma, abbiamo visto delle prestazioni assolutamente positive da parte della Juve. Questo è assolutamente un bene, e questo è anche un andare in una certa direzione, la direzione di Andrea Pirlo, come ho sottolineato nel video a caldo che vi ho postato ieri. Beh, ovviamente c'è OneFootball qui sotto in descrizione da scaricare all'interno dei vostri cellulari, è gratis, completamente gratis, e vi servirà per rimanere sempre aggiornati con tutto quello che riguarda il mondo del calcio, dato che ormai entriamo nel vivo di questo campionato e il mercato non dorme mai, e quindi qualche colpo potrebbe nascere un momento all'altro. OneFootball, rimanete aggiornati, selezionate la Juve come vostra squadra e riceverete tutti gli aggiornamenti. Allora, oggi partiamo da Buffon. È una di quelle partite in cui non possiamo dire il portiere sei politico, non ha fatto niente. No, Buffon ha fatto tantissimo, sette. Una delle due cifre della sua maglia, il 77, ne togliamo un 7 e gli diamo 7 in pagella, perché veramente ha fatto un partitone atomico. Non gioca Szczęsny questa volta, gioca Super Gigi, che respira un po' l'aria di casa, probabilmente di dove ha iniziato la carriera, e anche il fatto di incitare la squadra, anche il fatto di avere un altro clean sheet dopo quello di Barcellona in un'altra delle serate splendide, proprio tra Juventus e Barcellona, dove ha giocato Buffon, 7 gol fatti, 0 gol subiti, prestazioni di altissimo livello. Quindi Super Gigi magari qualcosa dà anche a livello di ehi, ciao, sono qua, ci sono, capisci che ci sono, stai sentendo la mia presenza, parla tantissimo. E poi ai microfoni di DAZN è stata bellissima, secondo me, la sua conferenza, il suo pensiero, anche la carezza a tutti i compagni, all'allenatore e al fatto di dire che ci sono sicuramente delle cose da sistemare e come non essere d'accordo con lui, ma dicendo che quando questa Juve ha degli alti, quegli altri ci consentono di essere veramente belli, sono d'accordo. In questo momento siamo belli ed efficaci. Tutto quello che abbiamo sempre voluto dalla Juventus. Ovviamente l'importante è vincere, e se arrivi alla vittoria anche magari attraverso delle prestazioni non bellissime, siamo contenti perché non ci piace perdere. Ma se ci arrivi anche attraverso queste prestazioni, allora altissimo livello. Sono molto contento, molto contento. Danilo, Bonucci e De Ligt. Analizziamo questo blocco granitico di difensori. Ora, non vorrei mai che qualcuno mi dicesse: ma allora ce l'hai con Bonucci? Secondo me, dei tre è stato il peggiore, ma non per questo ha giocato male. Perché De Ligt, ragazzi, un giocatore che mi esce sempre, 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 anche a centrocampo per marcare, a centrocampo per impostare. Un giocatore che aveva addirittura fatto gol e quel gol gli è stato annullato soltanto perché la palla era uscita sul calcio d'angolo. Un giocatore ermetico che fa reparto da solo, probabilmente uno dei migliori difensori del panorama calcistico europeo mondiale e anche per ovviamente prospettive di crescita. Io a De Ligt gli do 7 senza ombra di dubbio. 6 e mezzo Danilo, che è stato molto solido, secondo me, ha giocato una partita molto intelligente. Mi è piaciuto tantissimo quando ha esultato perché ha buttato la palla in calcio d'angolo verso la fine della partita, segno che lui ci tiene a non prendere gol e che si è completamente immerso, sommerso, inserito alla perfezione in questo nuovo ruolo che gli ha ritagliato proprio Pirlo su misura. Mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto tanto. E Bonucci dei tre, magari il peggiore anche per via di quel pallone perso nel primo tempo o di quel gol, vabbè, che poi non è quello che deve fare Bonucci, però potevamo fare il 3-0 prima della fine del primo tempo, quindi ovviamente la prova di Bonucci è positiva, ma confrontata agli altri due compagni di reparto, secondo me un pelino meno, quindi 6 più. Se vogliamo, e probabilmente questo sarà anche il voto più basso tra tutti i giocatori che ci sono. Ma secondo me Bonucci ha fatto un'ottima partita. Tutti gli altri, ecco, 6 più probabilmente è il voto più basso. Anche possiamo dare i 6,5, succede, diamogli 6,5. Ma gli altri, tanta roba in più. Allora, parto da Alexandro, che comunque ha il merito di sbloccare questa partita con l'assist, poi magari l'ha toccata Morata con quel tacco. Non lo so, anche riguardando i replay, non ho capito bene. Ma è merito di Alessandro essere lì sull'esterno a mettere quella palla, tipico del gioco di Conte una volta la Juve, cosa che Pirlo ha detto molte volte: mi ispiro a quel gioco lì, quella è l'azione da Conte dei primi anni di Juve e da Pirlo che si è innamorato di quel gioco e lo vuole riproporre. Quindi Alessandro 6 e mezzo ha fatto una buona partita, secondo me,
E non è anche perché ricordiamoci sempre, Alexandro viene da un inizio di stagione nel quale non c'è stato, e quindi lui sta entrando in forma adesso. Queste partite per lui sono essenziali per mettermi minuti nelle gambe. Quindi, ok, e dall'altra parte Kulusevski, il suo gemello, dato che erano i due esterni nel 3-5-2, 3-4-1-2, 3-1-6, come abbiamo chiamato più volte. Anche lì Kulusevski non ha fatto la partita della vita, non ha fatto la partita più bella del mondo, però ha avuto l'onore e il merito di sbloccare da ex questa partita alla prima occasione utile. Non è da sottovalutare. Quindi 6 e mezzo anche Kulusevski, ma proprio perché non mi ha fatto impazzire nella prestazione generale. Però alla fine segniamo 1-0 e grazie a Alexandro che fa il cross, Kulusevski che la mette e volendo Morata che la sfiora con il tacco. Quindi a parte che è stata un'azione bellissima, io sono innamorato di quando da una parte vai al cross e dall'altra vai a concludere con i due esterni. Quindi assolutamente positiva anche la prova di Kulusevski e sono contento che il ragazzo possa aver trovato una serata da protagonista almeno per il gol dell'1-0. Poi andiamo, adesso tenetevi forte perché quello che sto per dire è storico, io non so l'ultima volta che ho detto una roba del genere, non so quante altre volte potrò dire una roba del genere, ma Bentancur, McKennie, Ramsey, i tre centrocampisti della Juventus, che è sempre stato il reparto in cui abbiamo avuto più problemi, tutti e tre i centrocampisti della Juventus. 7, io do 7 a tutti e tre. Ramsey, tra l'altro, fa l'assist a Cristiano Ronaldo per il gol del 3-0, mi pare. Bentancur ha fatto una prova immensa, gigantesca di impostazione e di recupero palla, veramente immensa la prestazione di Bentancur. E mi è dispiaciuto non aver citato Bentancur nel video a caldo, me ne sono accorto mentre lo caricavo, ho detto cazzo, non ho mai neanche speso una parolina per Bentancur, che secondo me è stato uno dei migliori in campo questa sera. E McKennie neanche a dirlo ancora, sempre su, giù. C'è stato un momento che abbiamo fatto un'azione, era andato a concluderla là davanti. Ovviamente poi c'è stato anche quel bellissimo pallone scodellato per Ramsey che ha provato a emulare proprio McKennie al Camp Nou, ma non ci è riuscito. C'è stata un'azione che l'ha conclusa lui là davanti, e l'azione successiva è andato a chiudere due volte in difesa, che eravamo in là e ci siamo guardati e abbiamo detto, no, com'è possibile? Era là, e adesso è qua, e sempre avanti, indietro, di corsa, inseguire, pressare, inserirsi. È l'uomo che ha cambiato la Juve, l'uomo che è entrato da quella partita col Toro, in quei 70 minuti bruttissimi col Toro, l'uomo che è entrato l'ha risolta e che da lì non si è mai più schiodato, proprio perché è il giocatore che ha modificato il dinamismo e il modo di correre, di pressare della Juventus. Molto semplicemente è questo. Quindi il nostro uomo in più, il nostro centrocampista di riferimento, quello che a questo punto non deve mai essere in panchina, deve essere sempre titolare. Quindi meritatissimo. E poi là davanti erano stati grandissimi assenti con l'Atalanta, l'abbiamo detto più volte. Era stata una buona prestazione quella della Juve contro l'Atalanta. Erano mancati due là davanti. Stasera i due là davanti non sono mancati, anzi, sono gli assoluti protagonisti. Cristiano, doppietta sul rigore, eh? Il suo rigore non è Penaldo, è Testaldo, è Piedaldo, ma non è Penaldo. Morata fa prima l'assist per Kulusevski, se la tocca, poi l'assist per Ronaldo sicuro, poi ci mette anche il gol di testa che lo manda in doppia cifra ancora una volta, settima volta consecutiva che Morata va in doppia cifra. Questi due ragazzi sono complementari e capita una volta ogni tanto che non gioca bene come l'Atalanta. Accontentiamoci, infatti abbiamo detto che hanno giocato male, nessuno ha mai crocifisso nessuno dei due, o almeno qua su questo spazio, né io né voi, e di questo sono molto contento perché è prova di maturità anche da parte vostra non attaccare decisamente dei giocatori per via di una singola partita giocata male, giocatori essenziali per questa Juve. Quindi a Ronaldo e Morata l'altra volta abbiamo detto 9 in 2, io stasera mi sento di essere generoso e di dare 8 a testa a tutte e due, perché veramente Morata due assist e un gol, Ronaldo due gol. Quindi, e poi davvero il fatto che Ronaldo esca e vada ad abbracciare Pirlo per me è un motivo di orgoglio e soddisfazione immenso. Sono contentissimo di vedere queste scene perché non è mica scontata questa cosa. Poi partiamo a parlare dei giocatori che sono subentrati: Cuadrado, Portanova e Chiesa. Io non darei un voto a questi giocatori perché comunque hanno avuto un quarto d'ora circa. Tra l'altro, Chiesa ha avuto pochissimi minuti, quindi Chiesa sicuramente senza voto. Gli altri, magari, vediamo il classico 6 politico che si sono messi lì e hanno fatto il compitino. Mi vorrei soffermare su Bernardeschi un secondo, perché nel video che trovate qui sopra nelle schede inerente al calciomercato, a un certo punto parlo proprio di Bernardeschi e di una sua ipotetica cessione e dico una cosa che poteva risultare unpopular, ma che anche questa sera si è dimostrata esatta. Il gol di Morata nasce da un bellissimo cross di Bernardeschi sulla sinistra. Quindi andatevi a recuperare quel video sul calciomercato e guardate. Prima di questa partita, cosa avevo detto e fatemi sapere se siete d'accordo con me oppure no.
Ora invece passiamo al vero protagonista della serata e del periodo, perché è stato Pirlo. Anche ai microfoni di DAZN lui è apparso molto davvero emozionato. Si è visto che sta iniziando a gestirla in maniera diversa la Juventus. Ed ha ammesso lui stesso che a un certo punto, quando in allenamento aveva identificato alcuni giocatori, aveva visto che alcuni giocatori erano effettivamente migliori, avevano delle possibilità di migliorare in altre zone del campo, non ha perso tempo e ha detto va bene, proviamo. Per intenderci, non è più il 3-4-1-2, ma il 3-5-2. Da vertice alto, col trequartista, questo più questi due che sono i centrocampisti, a vertice basso, con Bentancur, Arthur e le due mezze ali. E da quando è accaduto questo, con McKennie e Ramsey che si buttano costantemente dentro, l'abbiamo visto col Barcellona, l'abbiamo visto stasera, erano sempre McKennie e Ramsey, le due mezze ali, erano giocatori praticamente sempre offensivi. La Juve è cambiata. La Juve è cambiata e non poco. E Pirlo, questa difesa 3 ormai sta iniziando a maneggiarla, a padroneggiarla nel migliore dei modi. Ha inventato un ruolo per Danilo. Ha insistito con questo cambio difensivo a 4 ed impostazione a 3. Ha plasmato la squadra a sua immagine e somiglianza. Ha dato i gradi da titolare a McKennie quando è un ragazzo esordiente in Serie A. Ha ripristinato la coppia Morata-Ronaldo e la sta facendo funzionare da Dio. Ha la possibilità di far giocare Chiesa, Cuadrado, Kulusevski, Alexandro, Frabotta, Bernardeschi sugli esterni a seconda del momento, a seconda di come gli pare a lui. Dietro De Ligt è immenso e sta facendo con tre difensori centrali, di cui io ne ho un terzino perché De Ligt, scusate, Demiral e Chiellini sono sempre fuori. Ha la possibilità di far giocare a 42 anni Buffon in questo modo. E ci sono tanti meriti che vanno dati a Pirlo, perché è facile sempre dire Pirlo out, Pirlo un coglione, qui e là, su e giù. E sapete bene che io invece voglio sempre sottolineare le cose positive. E Pirlo sta insistendo, e Pirlo ci sta dimostrando che questa Juve può vincere e convincere. Mica roba da poco, è il primo anno in assoluto che fa l'allenatore. Mica roba da poco dopo una rivoluzione Juve così in cui sono arrivati tanti giocatori e tanti giovani. Mica roba da poco allenare Cristiano Ronaldo e farlo rendere sotto questi standard. Tra l'altro Cristiano Ronaldo che segna 32-33 gol, non mi ricordo neanche più, nell'anno solare in Serie A, uno dei soli 5 giocatori nella storia della Serie A ad aver fatto questa cosa, ed era dal 40, dal 60 che la Juventus non accadeva una roba del genere. E ci rendiamo conto che comunque Pirlo, zitto zitto, 4-4, la sua idea di gioco la sta sbattendo in faccia a tutti, anche magari ai più scettici. E io spero che tante persone in questo momento stiano cambiando idea o possano finalmente avvicinarsi ad un cambio di idea, perché Pirlo sta lavorando bene. E ricordiamoci questa cosa. Sette in pagella Pirlo, per riassumere tutti bene questa sera. Forse è vero Bonucci quello che mi è piaciuto di meno, ma nel complesso ha giocato un'ottima partita ed è incredibile perché l'altra volta qualcuno mi ha detto: non è che stai andando, non è che tu sei contro Bonucci, quando storicamente è sempre stato l'opposto. Cioè, io ho sempre detto che Bonucci era un giocatore essenziale, indispensabile in questa Juve. Forse in questo momento lo sto vedendo un pochino in fase calante, o perché magari questi ritmi assoluti che sta gestendo la Juve di Pirlo, lui fa un po' più fatica e avrà bisogno di un po' di tempo per raggiungerli. Però secondo me ci siamo. Secondo me ci siamo. Nonostante, come sottolineato anche a caldo, questo Parma non è che sia chissà che cosa, è importante vedere la Juve che certe partite le prende con un certo approccio e le domina con una certa costanza e continuità all'interno della partita. Ora sediamoci e guardiamo cosa fanno gli altri.